Venezia FC contro Sabuli Reza per la quarta nonché penultima giornata della Champions Cup amatori per quello che riguarda la prima fase. Entrambe vogliono provare a scampare alla serie cadetta, ma per farlo serve vincere. Comincia bene la formazione di Dalco Ghironi, che al minuto numero 12 passa in vantaggio con questa cannonata da parte di Pirrello, che si insacca alle spalle di Sodu, probabilmente beffato anche da una deviazione. Con le immagini realizzate dal nostro Andrea Uchedo andiamo a vedere quello che succede nel corso del secondo tempo. Portiamo le lancette al quarto minuto, calcio di punizione dalla tre quarti vicino al limite dell'area di rigore in favore della formazione di casa. Sul punto di battuta c'è Simone con su mancino vincente e il Venezia raddoppia per la formazione ospite. Non è serata, e a certificarlo pochi minuti più tardi arriva un clamoroso montante colpito da Michael Desi direttamente da calcio piazzato. Lo abbiamo appena osservato. Da quest'altra parte, gran bella azione della Venezia. Stocchino, palla che arriva a Cossu centralmente, l'ex Sbronzi di Riace vede e serve col tacco Pirrello, mancino e palla contro la traversa, torna in parità il conto dei montanti, doppietta personale per Simone Cossu al minuto numero 33. Quest'ultimo gol purtroppo non siamo in grado di mostrarvelo, ce ne scusiamo. Venezia che ormai gioca sul velluto. Andiamo al minuto numero 41, minuto nel quale troverà la rete anche Patron Ghironi, che entra in area dalla destra e poi con un tocco sotto realizza alle spalle di Sodu. Nel finale, clamoroso palo colpito da Scipione per Sabuli Reza, poi Venezia ancora in avanti, Simone Cossu in possesso del pallone, cerca e trova Stocchino sulla sinistra, conclusione rimpallata, arriva Mario Melis, la botta con Sodu che ci mette una pezza, finisce così alla futura, primo successo per il Venezia contro Sabuli Reza.